la pace che conviene a tutti, l'inquinamento dei ricchi e ancora Lula e la rivincita del Brasile verde. Questa è Global Newsroom, l'informazione quotidiana di Pop Economy. Facciamo un passo indietro nel tempo. Dove era il mondo soltanto un anno fa, quando si stava rialzando timidamente dalla pandemia? La guerra è la grande virata dell'economia. Il commento è di Davide Chiantore, Head of Research di Avalon Solitaire. Eravamo in una situazione in cui l'economia stava lentamente ripartendo. C'era da un lato la voglia dei consumatori di tornare a spendere, quindi acquistare servizi e beni che fino a quel momento erano stati difficili da acquistare, e questo ovviamente in un'economia capitalista come quella in cui viviamo era un potente boost al rilancio, alla ripartenza. Per contro c'erano ancora gravi problemi all'inizio del 2022 sul fronte degli approvvigionamenti, che tra l'altro tuttora, a causa anche della guerra, è un problema che persiste questo. Quindi eravamo in una situazione in cui da un lato senza dubbio c'era una forte spinta alla ripartenza globale, con alcune aree macroeconomiche più forti di altre, pensiamo ad esempio agli Stati Uniti ma anche all'Europa, mentre invece sul fronte Asia e Cina c'era una debolezza che tuttora esiste e dovuta soprattutto a motivi politici. Dall'altro lato però c'erano ancora gravi problemi di approvvigionamento, come stavamo dicendo, e quindi eravamo in una situazione di ripartenza lenta, con forti spinte al progresso, ma dall'altro lato alcuni freni che tuttora stanno incombendo sulla crescita economica. Sul fronte offerta si stavano facendo progressi, i produttori asiatici stavano tornando sul mercato, quindi anche alcuni settori come l'automotive, per esempio, stavano ritrovando il rilancio. Con la guerra invece russo-ucraina, di nuovo la situazione sul fronte dell'offerta è precipitata, soprattutto per alcuni settori in alcune aree geografiche, e questo ha contribuito a spingere ulteriormente al rialzo un'inflazione che già si vedeva, ma che si pensava fosse temporanea e non così violenta come invece stiamo vedendo ora. La pace oggi, ecco cosa cambierebbe, ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Più sei ricco e più inquini. A dirlo è un report di Autonomy, un'organizzazione indipendente britannica che si occupa di lotta al cambiamento climatico, futuro del lavoro e pianificazione dell'economia. La politica climatica nel Regno Unito si basa sulla diseguaglianza. L'1% dei redditi più bassi in un solo anno inquina quanto il 10% dei redditi più bassi in due decenni. Una persona a basso reddito in UK consuma in 26 anni allo stesso modo di una persona ad alto reddito in un solo anno. Siamo di fronte ad un'elite inquinante e tassare questa elite porterebbe alla raccolta di 126 milioni di sterline, cifra che potrebbe essere investita per arginare il fenomeno della povertà energetica. Per fare un esempio, si potrebbero ristrutturare 8 milioni di case. Proteggere la foresta amazzonica, reprimere l'estrazione mineraria selvaggia e il disboscamento illegale. In poche parole, riprendersi la leadership di paese impegnato alla lotta al cambiamento climatico. Le parole sono quelle del discorso del neoeletto presidente brasiliano Lula dopo la vittoria. Parole salutate da investitori green e mondo ambientalista con grande fiducia. Il primo passo di questa politica annunciata potrebbe essere un grande vertice internazionale nei primi mesi del 2023, che coinvolgerebbe tutte le nazioni amazzoniche e tutti i paesi interessati a preservare la foresta. Patrimonio, ricordiamolo, di tutto il pianeta.